ragionando con i soldi sarebbe come dire riceviamo 10 joule di calore, ma siccome non possiamo spenderli in quanto in un isocore il lavoro è zero, non possiamo spenderli, allora li dobbiamo immagazzinare tutti nel nostro salvadanaio. Quindi il nostro conto, i nostri risparmi crescono di 10 euro. Al contrario, se invece dobbiamo a qualcuno 10 euro, questo vale per l'isocora di raffreddamento, dobbiamo dare 10 euro a un'altra persona, ma non potendo ricevere soldi sotto forma di lavoro, dobbiamo prenderli dal nostro conto, cioè dai nostri risparmi, che così calano di 10 euro. Perciò abbiamo nel primo caso i 10 euro che riceviamo vanno ad aumentare i nostri risparmi. Nel secondo caso, i 10 euro che dobbiamo restituire li dobbiamo prendere dai nostri risparmi, meno 10 euro.